Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player di Giannoblack. Nella versione base abbiamo la versione 92, che è una UEFA Champions League Live. Non so, il suo prezzo della versione UCL Live è praticamente il triplo, ma questa base può andare bene, almeno al momento. Se dovesse ricevere altri upgrade a versione 92 sarebbe una carta più interessante. Ma prima di iniziare questa review, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete il link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Le review dei portieri sono brevissime, questa è la prima review, sarà molto rapido. Come pro per il mio tuffo, prese riflessi. Come contro, un piccolo contro rinvio. È una velocità discreta, è una reattività discreta, è un buon posizionamento tutto sommato. Il fatto è che questo è un 91 di rating, dovrebbe essere il portiere più forte di Foot per rating. Invece secondo me non è così, perché magari provando altri portieri, quali magari un Courtois, non so, Courtois mi sembrava un po' più decisivo nelle parate. Invece questo Oblak è altalenante. Quando deve parare, non para. Quando non serve più, non servono più le sue parate, i suoi servigi, fa il suo dovere, questo voglio dire, e quindi para. Vabbè, è un portiere che ovviamente subisce gol, è un portiere col quale lo stenitese più adatto è il base, non c'è uno stenitese più adeguato, gatto, muro, scudo, guanto, non servono, perché su certi portieri non ha assolutamente un senso. Infatti col base tipo arriva a un 92 di tuffo, 95 di riflesso, 97 in presa, 95 posizionamento, quindi va bene il base come stile intesa. Devo dire che blocca tante palle, anche quelle più difficili da bloccare, ed è una cosa assolutamente positiva. Non ha problemi eccessivi nel posizionamento, anche se alcune volte su certi tiri me lo vedo un po' fuori posizione. Riflessi ottimi, ma altalenanti anche qui. Il tuffo è forse la qualità più costante che ha Oblak. Come prezzo abbiamo circa un 63-64 mila crediti. Io l'ho trovato in un pacchetto non scambiabile. Quando l'ho trovato volevo venderlo addirittura, ma me lo devo tenere. E vabbè, proviamolo visto che ci sono. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, Atletico Madrid della Slovenia, ecco. Ottima squadra, anche se in difesa non ha tutte queste belle cose. Però la Lega è top. E la nazione non tanto. Gli devo dare un 2.53, ragazzi. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7.5. Io sui portieri sono molto tirchio, taccagno con i voti, perché il giusto portiere è estremamente soggettivo. Oblak non è il mio portiere, ma l'ho provato per capire, e proverò altri portieri per capire quale sia il portiere che fa per me. Ma ragazzi, ditemi voi qual è il portiere che utilizzate voi, qual è il vostro portiere preferito. Commentate qui sotto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video. Qui vi spavo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!